Siamo qui sul dopo partita di Promosport Vigor Lamezia, abbiamo qui ospite il mister della Vigor Lamezia. Allora mister, una partita un po' sfortunata, diciamo altamente sfortunata, pure un rigore sbagliato alla fine, cioè, poi alla fine insomma un pareggio che sarà un po' di amarezza. Purtroppo assolutamente sì, abbiamo fatto una grossa prestazione, non devo dire niente ai ragazzi se non quello di essere più cattivi sotto porta e per il resto aver creato tante occasioni, aver sbagliato anche il calcio di rigore. Poi il calcio è così strano che al 90esimo rischi pure di perdere una partita del genere quando con, io credo, uno dei pochissimi tiri in porta fatti da loro e rischiavi anche di uscire sconfitto. Però ripeto, sono sempre fiducioso assolutamente, perché prima o poi queste situazioni finiranno. Non credo che tutte le domeniche possiamo prendere il palo alla traversa che ci possa fermare sistematicamente, arriverà alla fine. Anche noi, Tony Lio, mister della Promosport. Allora mister, dopo tante amarezze oggi un buon risultato e alla fine voglio dire stava anche sfuggente per un rigore che alquanto dicono qua dubbio, però io cioè, nella mia posizione non ho visto bene, ho visto solo due giocatori cadere, ma tu forse sei meglio posizionato. Sì, no, per quanto riguarda il rigore ho visto il nostro difensore Gallo che è anticipato, poi stava andando per rinviare, però è caduto a terra insieme all'attaccante della Vigo. Ma non so che cosa abbia visto l'arbitro, però poi alla fine una volta che dà il rigore lo devi accettare, anche se secondo me non c'era, però è stato bravo Lucia ad intercettare il rigore al Russo, mantenendo questa partita sullo 0-0 che per noi è un punto troppo importante, anche se alla fine avevamo avuto l'occasione là, la doppia occasione con Costa e Caturano che è stato intercettato due volte da Corigliano, però questo per noi deve essere un punto importantissimo e da qua dobbiamo ripartire per cercare di fare questa scalata e uscirne fuori al più presto possibile. Sicuramente la Vigor c'ha uomini importanti, vedi gli ultimi due che hanno preso, Russo e Tripodi, sono due giocatori che con la promozione non c'entrano niente. C'ho un organico costruito per vincere, però ora non so, visto che sono a 10 punti dalla prima, inizia a farsi dura. Cioè, mi auguro per loro che riescano a raggiungere l'obiettivo, però sinceramente il calcio è strano, cioè, puoi prendere qualsiasi giocatore, però poi se alla fine non fa risultato. Con noi anche Francesco Corigliano della Vigor Lamezia, numero 7. Sicuramente la Promosport è una squadra che si deve salvare, come tutte le squadre che si devono salvare, danno tutto. Giocavo giustamente, questo era un derby e quindi è una partita sentita. Noi possiamo recriminare tante occasioni, la traversa, il rigore, in ogni caso oggi penso che ci è mancato anche un pizzico di sfortuna. Però io penso di fortuna, diciamo, di fortuna. Sì, un pizzico di fortuna, ecco. Però dobbiamo ripartire subito perché da questi errori noi dobbiamo essere subito tutti pronti e compatti e ripartire da questa partita andata male e subito cercare di prenderci i punti che abbiamo perso. Con noi anche Gianluca Lucia, eroe della partita di oggi con la Promosport, grande parata sul rigore di Russo alla sua sinistra, ma credo che non solo il rigore abbia fatto ottime parate. Gianluca, dopo anche l'esperienza di Maed, anche l'anno scorso con la Vigor, oggi da ex e fronte alla tua squadra, direi alla grande. Sì, ciao Francesco, innanzitutto ben ritrovato, è un piacere vederti. Sì, sono contento per la mia prestazione, ma soprattutto perché la squadra è ritornata a fare i punti, per noi era fondamentale. Sono un ex, ho grande stima di tutti i dirigenti, di tutti i ragazzi della Vigor, però per noi oggi era fondamentale, quindi sono veramente felice di aver portato un punto per la squadra.